come vedete, stavo un attimo facendo qualche esperimento col mio violino, perché è bellissimo, ho scoperto attraverso l'ascolto della musica, che non è solo quella accademica, ma anche extracolta, il jazz, la musica sperimentale, che con questo strumento veramente anche si possono raggiungere degli alti livelli di apertura, diciamo così. È stato un po' di tempo fa che ho cominciato ad usare questo strumento in un modo per me nuovo, anche come vedete attraverso l'ausilio di, in questo momento, di un delay e di una piccola jammin, che è una loop machine, attraverso cui io registro un pezzo di musica e poi lo ripropongo e o costruisco su vari livelli dei brani. E questo è un progetto nuovo a cui sto lavorando da pochissimo, anche perché ho invece in promozione un altro mio progetto ideato un bel po' di tempo fa, nel lontano 2005, registrato poi nel 2006, è uscito finalmente nel giugno del 2009, l'anno corrente. Si tratta di un progetto, quello Upwards, sarebbe il titolo, Verso l'Alto, che è un progetto invece pensato in gruppo. È un progetto in cui ho cercato di sviluppare, di portare avanti la grande lezione di Miles, cioè quella che l'unione fa la forza. Ognuno di noi all'interno di questo gruppo ha delle caratteristiche musicali differenti, ha delle provenienze musicali differenti. È proprio attraverso il gioco di squadra che si creano delle nuove sonorità, si crea una materia in continua evoluzione, in continuo cambiamento. Upwards è un progetto che è un progetto molto autobiografico, in realtà racconta come da un punto morto si possa poi a un certo punto decidere di prendere questa direzione, questa nuova direzione appunto verso l'alto, e ripercorrere con una nuova luce, con una chiave di lettura tutto ciò che già fa parte della nostra quotidianità. Come rappresentare tutto questo? Mi sono detta, se io riuscissi a parlare di un percorso che porta dal buio attraverso l'ingresso della luce, l'identificazione dei vari colori, forse questo può riuscire, in cui ogni colore è simbolo di uno stato d'animo, di una determinata situazione. Ogni traccia del progetto di Upwards ha il nome di un colore, e ogni colore parla di una determinata sensazione, di un determinato momento della vita. Per riuscire a descrivere ogni situazione, quindi a colorare ogni traccia del CD in un determinato modo, ho usato a volte anche degli organici completamente differenti, per cui potrete ascoltare nel mio disco, che ne so, una traccia dove il fulcro è un quartetto d'archi, quartetto d'archi inteso nel modo più accademico del termine, e laddove il quartetto d'archi questa volta che ospita un trio jazz, e non come di solito succede, oppure la traccia Lux, che praticamente rappresenta l'ingresso della luce in questa situazione di oscurità, di buio, luce che è fondamentale per la decifrazione dei vari colori. E per questa traccia io ho voluto creare un'atmosfera appunto molto onirica, e quindi ho utilizzato solamente delle voci, e abbiamo costruito questo pezzo che in realtà è un po' così, è un po' nebuloso, è un po' nebuloso, e dopo si schiarisce per lasciare intraprendere a tutti quanti questo viaggio. Oppure la traccia intro, che è una traccia completamente costruita, tra virgolette, in laboratorio, in cui gli strumenti che ascoltate sono un violino e un pianoforte preparato, e poi una serie di effetti appunto di laboratorio. Ed è una traccia di rottura, una traccia che rappresenta proprio l'inizio, da dove sono partita. Allora, vi raccontavo prima appunto degli esperimenti un po' sul violino. E quindi, per esempio, anche l'uso dello strumento principe della melodia, come può essere quello del violino, invece è usato quasi come una chitarra, soprattutto per riuscire a creare una situazione in cui la cantante che è in me possa esprimere anche il canto non attraverso un archetto delle corde, ma attraverso le corde vocali. Da 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 da
era un esempio, chiaramente andrà sviluppato. Anche questo è un brano, è un'idea su cui sto lavorando per quel progetto che vi ho presentato all'inizio di questo nostro incontro. Spero di aver stimolato la vostra curiosità rispetto a degli strumenti, come vedete, il cui percorso non è ancora stato del tutto scritto.